Bigotti di tutta Italia, riunitevi! Che oggi non si parla di sesso, non si parla di copulare, non si parla di accoppiarsi, non si parla di... ma si parla di videospesa. Siete contente, bigotti di tutta Italia? Riunitevi! A gentile richiesta, lo so, mi continuate a chiedere in tanti che piacciono i video spesa, quando è che fai un video spesa? Ieri l'ultimo che me l'ha chiesto, gli ho scritto presto, perciò devo mantenere quello che dico, perché tipo sarà 3 mesi che non faccio un video spesa, 4, non mi ricordo quando è stato, ma non lo faccio apposta. È che purtroppo quando ho la spesa la metto via e quando l'ho messa via dico, oh cacchio, potevo fare il video spesa, ma io non mi ricordo mai di fare un video spesa. So che a voi piace, perciò... Adesso! Cazzo, mi sembra di essere Giorgio Mastrota. Guardate quanto vi voglio bene. In camera mi tocca farlo, perché ho la cucina che mio figlio, l'Erica, la sua morosa, stavano facendo un lavoro in cima al tavolo. Ok, a un certo punto hanno detto andiamo a fare un giro al centro commerciale e hanno lasciato il casino in cima al tavolo, perciò mi hanno portato la spesa, l'ho portata qua e vi faccio qua il video spesa. Allora, ho speso 90,18 euro, non di più e non di meno, signore e signore. Questo lo scontrino, vado veloce perché tanto io mi chiedo, mi sono sempre chiesta, ma chi cazzo è che frega ad andare lì a fare il fermo per andare a guardare i prezzi, per andare a vedere lo scontrino, boh. Ci sarà qualcuno, per carità, però, vabbè. Allora, ho preso non uno, non due, ma 6 litri di latte Trento che era in offertissima col 40% di sconto. Tipo, potevo dirvi, andate a guardarvi lo scontrino, ma mi sa che l'ho fatto vedere veloce e non si vede una cippa lippa. Però credo di averlo pagato sulle 70 centesimi al litro, credo. Ok, poi una reticella di limoni, poi le olive, un vaso di olive, che io vado matta per le olive, sono denocciolate, sì, senza nocciolo, un vasone di olive, ecco qua. Poi ho preso banane, ustia che lunghe che sono, e la miseria, bigotte, guardate qua che bananone che mi hanno portato, furbacchione. Poi ho preso 3 di questi, ma perché urlo, veramente mi sembra di essere un mezzo con Vanna Marchi, d'accordo? E Giorgio Mastrota. Vabbè, 3 di questi che sono, io li prendo più che altro perché sto facendo tutto il servizio, perché sono di vetro, capito? Sono bicchierini di vetro, dentro c'è bontà divina, c'è una crema al caramello e un po' di panna sopra, c'è un cucchiaio di roba. E quando sono in offerta li prendo, erano in offerta credo 80 centesimi, però io li prendo per le tazzine trasparenti qua da caffè, ecco. Di queste ce ne dovrebbero essere 3, mi pare. Perciò, oh, non guardate, fortunatamente si vede da qua in giù perché non ho un reggiseno. Sì, perché altrimenti sarebbero così. Ma visto che ho detto, vabbè, si vede fino a qua, non lo metto nemmeno tanto. Ecco. Non è una patacca sta macchia qua, è acqua, perché avevo una patacca,
Mi è caduto il mangiare, però siccome che l'avevo appena messa pulita sta maglia, ho detto per una patacca che è caduto un po' di pomodoro, non sto lì a cambiarmi e lavare la maglia. Allora con la spugna ho pulito giù ed è rimasto il bagnato. Però non è sporco, è l'acqua. Vabbè, avete capito. Una fare di cipolline. Poi ho preso questo che era in offerta. Mo' è un po' girato male, però è rotolo di coppa, che sicuramente ci farò un mukbang con questo, uno di questi giorni. Rotolo di coppa era in offerta tipo 3,80 euro, una roba del genere, di tutto questo. Peccato che non ne ho presi due o tre, ma è che non mi stanno in freezer, cioè il freezer piccolo. Poi ho preso due petti di pollo interi per Giovanni e la Erika, che loro mangiano pollo, pollo, pollo. Loro se lo tagliano a pezzettini, tipo spezzatino, fanno i sacchettini, perciò gli ho preso due petti di pollo. E qua c'è dentro ancora un'altra tazzina di quelle, ne ho prese tre, uno per me, uno per Giovanni, uno per la Erika. Ok, e di questa abbiamo finito. Poi ho preso Regina un pacco di no, assorbenti, carta assorbente Regina, Ducats, la metto qua. Poi ho preso, aspettate, arrivo, l'apo. Ah, questa, una passata di pomodoro Coop. Poi ho preso, qua è già vuota, via. Un svelto concentratissimo, anche questo era in super offerta perché c'erano tanti sconti del 40% delle supermarche. Questo credo di averlo pagato intorno ai 60 centesimi, credo, più o meno. Poi andiamo a un'altra borsa, la rompiamo perché ho preso anche queste, erano. Non so neanche. Oh, pensate che sono andata ad aprire quello che mi ha portato la spesa così. Così, me ne sono accorta dopo. Quando avevo in testa questo, pensavo di avere gli occhiali, no? Che sono abituata ad avere gli occhiali. Quando poi è andato via, ho fatto così, ho detto, mamma mia, chissà cosa avrà pensato quello lì. Ecco, così io sono andata a prendere la spesa che me l'ha portata. Ho detto, vabbè, stavo mettendo via la spesa, ho detto no, stavolta devo fare il video spesa, altrimenti non la faccio più. Ecco, e non mi sono manco pettinata, guardate. Perché avevo detto, dovevo finire qua un paio di cose in camera, di scrivere, fare un paio di cose, dopo ho detto vado a farmi la doccia e lavarmi i capelli, perciò manco. Ma poi a voi che cazzo. Vabbè. Queste pure erano in super offerta, 50% di sconto, credo di averle pagate 1 euro e boh, 60, 70 più o meno. Ne ho presa una al prosciutto, due al prosciutto. Una al tonno e una al tonno, due al tonno e due al prosciutto. Ok, poi ho preso le croccole, tre croccole di pesce. Non le ho mai prese, me le hanno consigliate due di voi, ma avete scritto di provare a fare le croccole. Non le ho mai prese, siccome che a me il pesce non piace. Perciò mi hanno detto prova a prendere le croccole che sono tipo panate, però dentro c'è il pesce. Ho detto proviamo. Poi ho preso anche questi, erano in super offerta, 50% di sconto, l'ho pagati appena 1,20 euro credo. Questi qua della quattro salti in padella spinaci filanti. Solitamente io prendo il pacco da 1 chilo di spinaci e li faccio io. Questi erano 1 euro e poco più e ho detto vabbè li prendo, ok. Poi ho preso questo che era anche questo con l'offerta del 50% di sconto, è affogato al cioccolato, direte affogato al cioccolato adesso che è inverno e fa freddo, vi chiederete voi e io vi potrei rispondere. Ma fatevi, no, però non ve lo rispondo così e vi dico, vabbè, l'ho preso. Ok. E anche questa finita.
Non è finita però, eh. Allora, ho preso i grissini, uno. Poi pane, uno. Due pan boccone, che lo metto in freezer. Mi sa che c'ho ancora quello di un mese fa in freezer, perché non so, ma ultimamente non stiamo proprio mangiando pane, niente. Non ne stiamo proprio mangiando pane, perciò io credo di avere ancora quello di una volta in frigo. Vabbè, comunque ne ho presi due. Poi anche questo c'era il 50% di sconto, il Trent in grana, che è quello più buono che ci sia, credo, tra i formaggi grattugiati. Ne ho prese tre, e anche questo è 1,15 euro, mi sembra. Non ascoltatemi tanto quei prezzi, perché io mi sbaglio, magari un po' di più o di meno, però io credo di ricordarmi così, ma non è che ne sono sicura. Poi ho preso a questi, che sono per fare i ghiaccioli, che l'avevo finiti, per fare i ghiaccioli in freezer. Poi un altro di pane, tre allora ne ho presi. Poi ho preso qua c'è dentro dello speck, un etto di speck e un etto di salame nostrano qua dentro, ecco, via. Poi, ma come, un altro pane? No, ma me ne hanno portato di più, io ne avevo presi due o tre, perché ce ne sono quattro? Vabbè, quattro, boh, non so come mai. Poi ho preso questo, che è la Philadelphia mignotta. Sapete che io la piccolina la chiamo mignottine. Ecco, poi non è finita qua. Aspettate, torno. È che mi devo tirare perché ho le borse per terra. Torno, aspettatemi. Torno. Cucù. Carta igienica Regina, pure questa era scontata del 40%, perciò l'ho pagata, questa mi ricordo benissimo, 1,90 euro. Questa qua, 1,90 euro. Poi ho preso i crostoli, chiacchiere, crostoli o come li volete chiamare. Ho preso questi perché costano un po' di più questi, però sono cotti al forno e non sono fritti e non hanno zucchero sopra, perché c'erano gli altri che costavano meno in offerta, però sono pieni di zucchero. Questi invece, perché io ci tengo alla linea, diciamo, cerco di limitare il danno che ormai è stato fatto, e li ho presi senza zucchero e fatti al forno, non fritti. Ok, poi ho preso anche questo scontato del 40%, il caffè Lavazza di 2-3 euro, e buono, non mi ricordo. Poi ho preso non uno ma due di questi, anche queste erano 1,50 euro a vaschetta, queste me le ricordo, due etti di insalata russa, 1,50 euro, ne ho prese due. Poi ho preso un sacchetto di arance da 2 kg o 3, boh, 2 kg di arance per fare la spremuta. Poi ho preso il creme caramella, che questo erano in super offerta, tipo 1 euro e boh, non mi ricordo, comunque anche questo. Ok, c'ho il letto pieno di roba, ma pensate che devo portare tutto di là e mettere via. Poi ho preso, che non ce l'ho qua, l'ho lasciata fuori perché pesavo, ho preso due confezioni di acqua frizzante e una confezione di acqua naturale. E penso che basta, la mia spesa è tutta qua. Sì, credo di non aver preso altro. Perciò, che dirvi io? Sono stata brava, veloce e indolore? Veloce e indolore sono stata? Ecco, questa è tutta la mia spesa. Spero che questo video veloce vi sia piaciuto. Ah, là c'è, ho acceso un lumino. Non per no, non è un lumino dei defunti. La moto è un lumino, sapete perché? Perché avevo tanta muffa qua in camera, perciò ho comprato un prodotto su Amazon
per tirar via la muffa. Perciò ieri ho spruzzato dove c'era la muffa sto prodotto. Però mi aveva lasciato un retrogusto, no, retrogusto no, perché sembra che me lo sia bevuto. Aveva lasciato un gusto, non un gusto perché sembra che l'abbia mangiato, un odore strano. Perciò ho acceso lumini ovunque. Mo' vi faccio vedere, che tanto posso anche staccare, così vi faccio vedere che non era bugia, che non ho potuto fare il video in cucina, perché tanti mi ordinano, perché ormai le bigotte si attaccano dappertutto, dicono, oh, fare il video in camera, potevi fare il video, bla 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 bla. Mo' vi faccio vedere. Aspettate lì fermi, che sta qua. Allora, e vi faccio vedere. Allora, vedete? Ecco, vedete che qua ho acceso un altro lumino e un altro lumino. La TV l'ho spostata qua perché, come vedete là, vedete? E adesso è diventata gialla perché ho dato una botta, ho dato solo una botta di quel prodotto là, però vi posso assicurare che era nero nero. È il primo, Madonna che spavento sono io, è il primo anno che ho tutta sta muffa qua. Mai avuta tutta sta muffa qua. Mo' vi faccio vedere la cucina. Ecco, cioè, guardate. Cioè, vedete? Ma hanno lasciato qua il casino. Luce. Ma hanno lasciato qua scatole ovunque, qua in cima al tavolo, perché stavano facendo gli esperimenti a fare i tatuaggi. Madonna, un'altra volta lo spavento. Stavano facendo gli esperimenti con una pelle finta. Facciamo così da distante, così professionale. Stavano facendo con la macchinetta da tatuaggi delle prove su un pezzo che è una pelle finta, dove si fanno le prove per far tatuaggi, ma non lo so perché io vedo quel che fanno e basta. Perciò stavano facendo sta roba qua, poi sono andati via e hanno lasciato tutto così. Perciò ho detto, vabbè, il video spesa lo faccio. Ecco, guardate che casino. Ah, lì c'è pur Lapo Lapo. Cosa hai fatto, amore? Cosa hai fatto? Saluta. La neve se ne sta andando un po' alla volta. Prima nevicava un pochettino. Non so cosa sto inquadrando. Sì, un pochettino. Sì, beh, c'è ancora un po' là il parco, anche giù. Non so cosa state vedendo. Boh. State vedendo qualcosa? Vabbè. Ok. Da. Mamma mia, che video spesa vergognoso. Scusate, un video spesa vergognoso. Ho fatto cose che. Però, se io mi inquadro così dall'alto, sembro più magra. Più o meno. Ciao ragazzi, da Senz'anima è tutto. Vi do appuntamento alla prossima. Mamma mia, che roba, per carità, via de retro. Ciao ragazzi, alla prossima. Vi saluto fra 3, 2, 1.